importante. Non chiediamo tutti di qualificarsi di non andare oltre 3-4 minuti, siamo in una sede in cui vogliamo approfondire alcune questioni, altre sedi sono adeguate per altre cose. Io ho il microfono in giro, altrimenti si viene qua su. Prego, signore. Gentilissimo signore, guarda, qui, intanto, qua. Va bene, non so, vieni. Si presenta qui almeno, non lo so, ma Vito Magnani. Va bene, no, sono stato eletta per diversi anni in provincia di Ancona. Cosa ha fatto, signore? Sono stata un'eletta, sono stata in politica, consiglio provinciale per 4 mandati. Invece te? Il consiglio. Allora, io sarò brevissima perché questo è un argomento che mi ha sempre interessato e quindi stamattina, quando ho sentito di questa cosa, sono venuta da ieri. Io volevo fare solamente una riflessione e una domanda a lei che ha la visione giuridica della cosa, no? Io parto dal presupposto che Ippocrate diceva che noi siamo quello che mangiamo. Ho avuto sempre questa attenzione, avendo un figlio, nella preoccupazione di mamma, di cercare di far mangiare in modo migliore il figlio. Ma è molto difficile oggi trovare del cibo che non sia diciamo inquinato, perché non abbiamo nemmeno biologico, c'è la certezza che sia un alimento giusto. Le piogge acide, i terreni inquinati, l'acqua non pura, eccetera, eccetera. Lei parlava di far camminare insieme la scienza e la etica. Io sono d'accordissimo, però purtroppo proprio per aver vissuto ambienti anche politici, ho visto che a volte l'etica con la scienza non riesce a camminare per diversi interessi, che possono essere interessi economici o interessi politici. C'è la tendenza purtroppo in questo paese a cercare la tendenza di appropriarsi di argomenti come può essere l'ambiente, cioè l'ambiente e la salute. Di nessuno, è la proprietà di tutti. Non può la politica dire non ci occupiamo dell'ambiente e dell'altra parte non si occupa dell'ambiente. Ci occupiamo tutti dell'ambiente. L'ambiente deve essere un argomento che deve essere collante anche tra le forze politiche. Io ho seguito una situazione, conosco bene la provincia di Ancona, è una situazione che mi ha sempre allarmata, adesso purtroppo la provincia di Ancona per decisioni più alte per me è stata commissariata, quindi non ho più, tra virgolette, la possibilità o potere di poter seguire più degli argomenti in particolare proprio con atti deliberativi o stando dentro un ente pubblico. Però era risultato, e conosco bene questa zona, la provincia, che ci sono in un punto particolare, e dico anche dove, verso Moglie, dove io abito vicino, c'è un focolaio di patologie tumorali. Allora, lei parlava che bisogna fare la prevenzione, cioè quello che lei dice oggi, i principi di precauzione. Allora, è vero che la Costituzione non parla dell'ambiente, però parla della salute. Quindi il principio di precauzione è un diritto del cittadino. Allora, lei come spiega che nonostante le mie emozioni, nonostante battaglie che ha durato per più di 10 anni, non riusciamo in questa regione ad avere uno studio epidemiologico? Perché non c'è bisogno di essere dietro di più? Perché, no, io chiedo, perché non riusciamo ad avere uno studio epidemiologico? Mi piace che adesso Giancarlo, che conosco benissimo, che è stato presidente della provincia, io ero nei suoi mandati, e anche Londolini siano partiti, perché penso che la politica deve parlare da ambo le parti per risolvere questo problema. E Giancarlo, proprio per il consigliere regionale, mi avrei voluto chiedere se magari poteva lui continuare o partecipare anche lui a questa battaglia, anche in regione, per pretendere uno studio per cioè lì tramite dei studi fatti, diciamo in modo trasversale, non si sa come, insomma tramite l'esenzione dei ticket,
era venuto fuori che c'era 580% l'aumento delle patologie tumorali. Allora io penso che se c'è un allarme così, in una situazione così, penso sia l'interesse di tutti, e questo, e questa zona non comprende solo Moglie, perché prende anche parte di Chiesi, sindaco, e anche la zona Finastera San Quirico, perché secondo come gira il vento ci sono delle situazioni degli inquinamenti che arrivano un po' in tutto il territorio. Allora, io non sono più consigliere provinciale, però continuo ad essere una mamma, continuo ad essere una cittadina di questo territorio, continuo a interessarmi di queste questioni per quello che posso fare. Infatti oggi sono venuta e ripeto ancora, non mi sono stancata perché sono passati 15 anni, continuo ugualmente a ripetere e a dirlo, e non solo per interessi politici, perché non sono eletta, quindi non sono in politica, ma perché è una mia convinzione, un mio allarme. Sono una mamma, avrò i nipoti forse, e quindi voglio tutelare non solo la mia famiglia ma anche tutti gli altri. Quindi volevo capire da lei se ci può spiegare cosa un cittadino può fare quando un ente come la regione non mette in atto quello strumento che è lo studio epidemiologico. In tutte le altre regioni che ho fatto uno studio, guardato, si possono fare, da noi non si fanno. Cosa possiamo fare noi per costruire questo aspetto, che sulla carta comunque hanno tutto, perché hanno legiferato, c'è tutto, non mettono in moto perché non fanno l'anagrafica anonima dei pazienti, rispondono che c'è un problema di privacy, ma allora come hanno fatto le altre regioni, per chiedere. Grazie. Per esempio tutti questi sistemi di produzione
chimico di natura chimica, tipo gli OGM, è venuto fuori gli organismi geneticamente modificati, si dice mamma mia. Anche qui è stato proprio il principio di precauzione che ha avuto grande attinenza, grande sviluppo, e il nostro codice del consumo è stato licenziato nel 2006, che ha modificato anche il codice civile, stabilisce che anche le popolazioni, i consumatori, ha diritto a intervenire. Già nell'87, quando fu creato il Ministero dell'Ambiente, si mise mano al riconoscimento dei comitati, che sulla base del principio che la Costituzione parte dal basso, i comitati rappresentano la realtà vivente della Costituzione vera, cioè da quella che vive il cosiddetto diritto di legge. Non bisogna però avere paura. Abbiamo detto che il principio di precauzione non significa pregiudizio. E allora è vero che non abbiamo, per esempio, l'OGM a disposizione, un monitoraggio scientifico probante in modo tranquillizzante, però sperimentiamo. La sperimentazione è l'avventura che l'uomo ha nel percorso del progresso, perché guai se ci fermiamo. Il mito di Ulisse ci ha insegnato sin dall'antichità che questo viaggio meraviglioso nell'inconsistenza della nostra vita è un viaggio comunque che è basato sull'avventura, quindi sulla conoscenza, cioè la conoscenza e la virtù, che è il coraggio, quindi la conoscenza è quella. L'alimentazione, beh, anche qui è vero che l'uomo è il risultato di ciò che mangia, però ciò che mangia si evolve anche nel tempo. Ad esempio le nuove generazioni sono più alte, le condizioni di vita sono migliorate, l'aspettativa di vita si è raddoppiata. Pensare che chi nasce oggi, come la mia nipotina che ha 2 mesi, ha una speranza di 100 anni oggi, chi nasce oggi. Perché vuol dire che anche l'alimentazione è migliorata. C'è anche il cibo spazzatura, per carità, e anzi, la crisi avrà un impatto, se immagino, negativo anche per quanto riguarda la salute, perché si ricorre al cibo spazzatura. Perché non si hanno più risorse economiche per controllare il cibo più selezionato, più adeguato, e quindi di conseguenza da un lato il consumatore deve stare attento, ma tutto nasce dalla capacità critica del soggetto per evitare di entrare in quel meccanismo che cattura tutti noi attraverso la pubblicità. La pubblicità è l'anima del commercio, il profitto la fa da padrone. Com'è possibile che il soggetto che vive sommerso di pubblicità non riesca a farsi una capacità critica per selezionare queste offerte? Sono sempre offerte con questi curetti femminili, queste cose, perché è tutto poi suggestione, no? È una cosa terribile, per cui si cade in questo tranello consumistico, questo ritmo. Cioè, cosa possiamo fare noi? Dobbiamo crescere confrontandoci su queste cose, dialogando tra di noi, studiando, però senza paure, senza condizionamenti, senza pregiudizi, perché il pregiudizio è, come dire, è negativo. L'insegnamento della Chiesa che ha condannato Galilei, perché Galilei, secondo la sentenza che io mi sono letto, di condanna, di abiura, poi non è stato Galilei grande come Giordano Bruno, il mio grande amico Giordano Bruno, che io vado a salutare 3 volte vado a Roma, a Campo dei Fiori, che nel febbraio 1600 subì, appunto, venne bruciato vivo, mamma mia, andò fino in fondo. Galilei, insomma, penso, tutto sommato possiamo rivedere la teoria, però nella sentenza c'è scritto che lei inseguiva, aveva il vizio della vana scienza, la scienza come vanitas, come qualcosa di vano, di negativo, santa acquisizione. Quindi, per dire, non torniamo così oggetti di paura, di condizione, di pregiudizio, cioè, mentre invece aprirsi verso tutto ciò che la scienza, e lei diceva il monitoraggio epidemiologico,
ASL fanno il loro mestiere dal mio punto di vista, perché come sapete le ASL hanno soprattutto come compito la prevenzione sanitaria, mentre le aziende ospedaliere hanno la cura e l'assistenza, si sono divise le poltrone, anche da questo punto di vista, mentre prima erano tutt'uno, prima della riforma sanitaria. È chiaro che se le ASL sono apparati politicizzati e i direttori generali vengono scelti per appartenenze partitici, anche non sono tutte della Lombardia, i direttori generali delle ASL sono tutte della Lega, perché la Lega andava di moda qualche anno fa, adesso un po' meno, però insomma, in sostanza la spartizione, per così dire, proprio manuale Cencelli alla mano, come si diceva una volta, è chiaro che se queste aziende sanitarie, che sono impostate su un certo aziendalismo, e l'aziendalismo non è qualcosa di negativo, nel senso che si è rispettato l'articolo 97 della Costituzione, perché sono enti pubblici, quindi l'imparzialità e il buon andamento, cioè, ma devono anche rispettare i criteri, per così dire, econometrici, nel senso che i costi e i benefici devono essere parametrati a vantaggio cittadino. Ma se le ASL nascono come apparati politico-dipendenti, non sono più pubbliche amministrazioni, ma sono apparati politici, evidentemente il monitoraggio e la previsione, per così dire, di epidemiologie diffuse la si fa in funzione di determinati interessi. Così come addirittura le pandemie in mezzo mondo vengono diffuse secondo determinati interessi. Lo scandalo dell'anno scorso dei vaccini che sono stati buttati nella spazzatura, buttando milioni di euro proprio per favorire alcune strutture farmaceutiche che producevano i vaccini, e si è detto che c'erano carcinoma, rimocchiamoci le mani e stiamo attenti, vigiliamo, noi dobbiamo vigilare da mamma, da nonna, da quello che vuole, ancora giovane, ancora bella, ancora con forza, però siamo attenti, ecco, perché dipende molto da ciò che noi siamo in grado di fare. Prima di signora, succede il posto. Mi raccomando, carichiamo mezzo giorno. Sì, infatti cerchiamo di essere veloci nelle domande e nelle risposte. Ah, io sono Terzone Patrizia, neoeletta alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle e farò parte della Commissione Ambiente, se prima o poi le apriranno queste commissioni. Sì. Però nel frattempo noi su già stiamo lavorando, però prima di tutto vorrei fare una piccola considerazione, nel senso che questi principi sono tutti buoni, e penso che tutti quanti li sostengono. Il problema principale qual è che fino a quando la politica non diventa pulita da interessi privati, queste cose non si porteranno mai avanti. Ci può essere il via, il VAS, il VIS, l'AIA, ne aumenteranno. Fino a quando la politica non sarà pulita, quindi non ci sarà cambi generazionali all'interno della politica, potremo fare tutte le autorizzazioni che vogliamo, che tanto vincono comunque gli interessi privati. Perché comunque già lo sappiamo, abbiamo affrontato varie problematiche a livello locale da deputata, e hai date negate e poi guarda caso rivenute fuori autorizzate, oppure ASL che dicono prima di no, poi siccome il privato non gli va bene cambia ASL, non competente, e gli dà via libera perché guarda caso c'è il parente di qualcuno. Quindi fino a quando la politica non torna ad essere pulita e libera da interessi privati, sarà un po' difficile portare avanti queste cose. Quindi qui rispondo anche a lei, se c'è la volontà politica si fa tutto, se la volontà politica non c'è non si va avanti, perché purtroppo siamo organizzati così in Italia. E quello che voglio, quindi questa era la mia piccola considerazione, perché purtroppo questa è la realtà dei fatti. E lei ha accennato gli OGM, noi ci siamo già mossi a livello, diciamo, europeo e nazionale, perché ci siamo incontrati già con Clini, Balduzzi e Canali, prima divisi, e poi abbiamo fatto incontrare loro tre insieme. Abbiamo già presentato una mozione per gli OGM qua in Italia per accelerare la clausola di salvaguardia, perché che appunto riguarda il principio di precauzione, perché sappiamo che è un po' una lotta contro il tempo, visto che ci sono 52
sacchi fermi per la semina di mais 810. Quelli oggi saranno già mossi in, verso quella direzione, perché vogliamo portare avanti il principio di precauzione. Però quello che io dico è che più, cioè infatti mi dispiace che i miei, c'è anche Rodolini che è del PD, è andato via subito, quindi la cosa fondamentale di questo incontro è il dibattito dopo, perché la parte iniziale tutti quanti bene o male che all'interno va a conoscere, e l'importante è il dibattito dopo, il confronto. Mi dispiace che non ci sono, quindi il confronto un po'. Mi fa piacere interloquire con la devo chiamare onorevole cittadino. Questo fa molto piacere. Beh, mi fa piacere perché in realtà questa osservazione, queste sue osservazioni sono molto puntuali e sono anche interessanti, perché innanzitutto mettono l'accento sul concetto della politica da rinnovare da capo, fare ripartarla come un pedalino, come diceva lui, perché si ha il concetto che la politica non sia solo una esigenza di mediazione, che comunque presuppone una sorta di compromesso, che non è qualcosa di negativo. Il compromesso è previsto anche dal codice civile, quindi è previsto, tutte le nostre azioni sono il frutto di un compromesso, nel senso che si viene incontro per mediare tra le sfere di libertà, reciproce, eccetera. Però il concetto di compromesso non deve significare interesse di parte. Il fatto è che la politica è l'espressione dei partiti. Partito viene di da parte. La parte sostiene, per così dire, una propria visione del mondo, che deve conciliarsi con l'altra pars che ha un'altra visione del mondo. Queste visioni del mondo si devono poter conciliare discutendo, dialogando, incontrandosi. Incontro è una parola interessante, che ha in sé i due aspetti: in, che significa insieme, contro, che significa uno contro l'altro. Incontro significa mediare tra le esigenze di unità e quindi di confusione inteso in senso intellettuale, e fondere insieme, e dall'altra parte evitare uno scontro che non porta da nessuna parte. Costruire ci dovrebbe essere di cui poi. Ma prima ci deve essere avanti il bene comune e la tutela dei cittadini, anche la tutela del privato e del profitto privato. La politica come esigenza collettiva di costruire quello che la cultura cattolica ha definito sempre impropriamente bene comune. Che cos'è? La politica, diceva Platone, è l'arte della saggezza. I saggi dovrebbero, poi i saggi hanno partorito questo mostro in questi giorni, non hanno concluso nulla. Per esempio sulle province non hanno detto una parola sulle province, vediamo, insomma, abbiamo discusso da un anno sull'approvazione delle province, neanche una parola, siete vigliacchi, insomma a un certo punto grazie ai saggi stessi. Tante teste, tante valutazioni.
è una, come dire, è utopico, è irrealizzabile il bene comune. Mettiamoci invece d'accordo su ciò che è il meglio comune, forse più pragmatico, più secondo la Costituzione americana. Il bene comune tende al bene comune, non lo raggiungerà mai il bene comune. Non lo raggiungerà, ma è come il diritto che tende alla giustizia. La giustizia non si realizzerà mai, ma il diritto che è servo della giustizia deve essere impostato, deve essere improntato alla realizzazione della virtù, come voglio dire, irraggiungibile, ma come tensione. Però la strada va verso quella direzione, non dalle cose. È interessante. Auguri e buon lavoro, complimenti. Chi è? Rispondiamo alla Aspetta.
È molto interessante il tema dell'emergenza educativa. Sull'emergenza educativa c'è una riflessione attualissima che riguarda il rapporto tra una trasmissione del sapere tradizionale e i nuovi criteri di apprendimento. Questa riflessione non è solo italiana, riguarda tutto il mondo, perché la diffusione di internet e del web in generale ha spiazzato, diciamo, ciò che tradizionale c'era. Attenzione però a non fare l'errore di mandare al margine, in soffitta, come spazzatura, tutto ciò che è la tradizione. Tradere l'antico significa dare in dono, consegnare in dono ai figli. Le generazioni precedenti, come quella mia, sono state invece ladri di futuro nei confronti dei figli. A parole, diciamo, di amarli, poi abbiamo distrutto anche, come dire, il rapporto con l'ambiente, con la vita e soprattutto con la tradizione. La tradizione però si deve sposare con la trasgressione. La trasgressione, transire di là, significa rompere con le convenzioni. Voi siete benemeriti perché avete rotto con le convenzioni, perciò io vi applaudo. Perché tradire è un concetto diverso dalla tradizione. Tradire significa andare contro, e quindi così come diciamo trasgressione non significa andare solo contro, ma significa spazzare via ciò che non è più confacente alla realtà del mondo. E allora l'emergenza educativa si deve superare recuperando un po' la riflessione sulle cose, non confondere la connessione con la comunicazione. Un conto è connettersi dal punto di vista, vuol dire al tempo e allo spazio, aumentare quindi le protesi che ci danno una dimensione quasi divina, di poter dominare tutto lo scibile, cosa non vera, perché lo scibile è ricerca, fatica, attenzione, meditazione, preghiera, riflessione, tutto quello che volete. La comunicazione è invece un fatto fisico, un fatto di vicinanza, un fatto che lega il padre, la madre, la figlia, cioè così via. Cioè, quindi attenzione all'amicizia, tutte queste cose vanno bene. Per cui il dibattito si trova a fare su questo, da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi il principio di precauzione, beh, insomma, il monitoraggio, l'attento esame dei fenomeni così come si svolgono nella realtà è un dovere della politica. Poca certificazione, ma più sono d'accordo. Tanto è vero che tutte queste varie etichette, aria, non sono niente, non ne sono niente, perché le province, per esempio, che sono addette alle autorizzazioni ambientali, sono nient'altro che un grumo di burocrazie che devi andare a finanziare il suo proposto. E allora c'è l'ARPA, e allora ci sono mille comi, le strutture, sovrastrutture, eccetera, che non servono. Allora occorre che il popolo basso, cioè di noi, controlliamo le cose, però partecipando. Diceva Gaber, ecco, la democrazia è partecipazione. Se non si partecipa, non si fa. Partecipazione significa di parte, mentre un'azione parcellizzata tale che confluisca nel bene comune che tende al bene comune, cioè perlomeno questo è il passaggio allo sviluppo. Oh, lavorate bene in questo modo, complimenti. Grazie, prego. Grazie, buongiorno professore, grazie di essere ieri. Io sono Massimo Giamanti, sono un consigliere comunale. Sì. Sì, no, non è una cosa. Io sono fratelli d'Italia, posso dire? Unitevi, fratelli d'Italia. Unitevi, secondo me. Questa è la dimostrazione che la politica, anche la destra, sinistra, centro, novità, si può parlare dello stesso argomento. Ma ci mancherebbe. Poi l'argomento con l'ambiente, siamo tutti. È meglio che questi argomenti magari vengono trattati diversi, chiaramente, no? Cioè, questo proprio. Ma comunque io sono consigliere comunale e recentemente sono stato anche nominato presidente di una commissione che il Consiglio Comunale si è data ieri proprio sulle questioni ambientali, una commissione speciale che ha fatto. Io sono stato nominato presidente e infatti voglio ringraziare il sindaco pubblicamente, è andato via, ma tanto lo ha fatto, quindi
è rimasto anche un consigliere di maggioranza, porterà a lui saluti e ringraziamenti ufficiali che ci ho fatto comunque. Io mi dispiace che non ci sia, sono prima di tutti anche presidente di un comitato storico di questa città che si è fatto una battaglia grossissima contro una riconversione che volevano fare al posto del zuccherificio. Abbiamo fatto decine di convegni, sempre partecipatissimi, più di centinaia di persone. Mi dispiace che Iesi oggi non ci sia, perché gli amici che vivo qua sono quasi tutti fuori Iesi. Provo a fare un discorso in cui forse verranno fuori anche alcune motivazioni. Iesi non c'è, perché anche recentemente è andata diversamente. Comunque io, per essere un convegno organizzato anche in comitati, secondo me oggi è mancata, se non è una critica, è un contributo che voglio dare, la parola diritti. Perché la parola diritto è quella che a me ha motivato molto fin dall'inizio, fin da quando ero fuori dal Consiglio Comunale. Cioè, il principio per questo io penso che non sono io che devo dimostrare che un impianto, una centrale, alla fine lì, come hanno fatto sotto casa, fa male e quindi ti dico non la voglio. Secondo me deve essere chi la vuole fare che deve dimostrare che non mi fa male. E questo è il principio basilare su cui voglio partire a ragionare, perché altrimenti, infatti io, quando ho chiesto la presidenza della Commissione Speciale, ho presentato anche una bozza di quello che ci voglio fare con questa commissione speciale. E una delle prime cose è stabilire dei criteri in base alle normative che già ci sono, che mi riferiscono una serie di diritti nei procedimenti. Io penso che le PIA, le AIA, come sono degli strumenti, dipende da come vengono usate. Se vengono usate applicando le leggi che già ci sono, tutela dei diritti, possono essere strumenti di tutela dei diritti e non solo mera burocrazia. Purtroppo è diventata burocrazia, tra l'altro a scapito spesso dei cittadini, quindi doppia penalizzante. Quindi altra questione, a me dispiace vedere nel documento, l'unico documento distribuito oggi, che ci sia un passaggio a favore dei termovalorizzatori, non perché è un nuovo ideologico, è a pagina 5 l'ho letto adesso, non perché è un nuovo ideologico, ma perché è un nuovo supportato da tantissima documentazione tecnica. Noi siamo battuti sempre contro questi impianti, anche il Movimento 5 Stelle ne fa una questione proprio anche nazionale e legislativa. Mi dispiace che ci sia questo, forse si potrà fare dei chiarimenti. Il discorso della Procura della Repubblica, io non penso che la Procura Repubblica è un papà, io penso che quindi viene citato un po' per passaggio che lei ha fatto, perché io ho condiviso alcuni passaggi tantissimi, per esempio quello della VIS che lei ha fatto, su quello della Procura della Repubblica. Non so, forse è una questione semantica, diciamo le stesse cose in maniera diversa. Io penso che la Procura Repubblica è uno degli strumenti con cui il cittadino riesce a esercitare i suoi diritti. Nel nostro caso, ad esempio, nelle Marche, noi abbiamo sempre intervenuti nei procedimenti con gli strumenti che ci danno la 41 e altri strumenti, evidenziando sempre delle falle enormi nei procedimenti. Che è successo? Che la politica o l'amministrazione, in cui ci siamo spesso rivolti, non ha tenuto conto di quello che è stato detto, e quindi tutto quel materiale lì è stato girato da qualcuno. Ecco perché sono partite le indagini. È un percorso lineare che abbiamo fatto di esercizio dei diritti, senza delle denunce se mi fai la centrale. No, prima te lo dico perché non la voglio, perché quasi sempre abbiamo trovato delle falle enormi. Ma siccome non mi sei stato a sentire, adesso vado in procura e adesso si è cercato l'avviso di garanzia. Secondo me questo è un percorso assolutamente lineare, che io ripeto con orgoglio, perché sono orgoglioso di essere ancora in uno stato di diritto, perché altrimenti se perdiamo il filo di questo rischiamo di, non ho perché è stato perso, solo perché per quello ribadito, così. Io penso che la questione ambiente compare prepotentemente nella Costituzione, perché l'articolo 117, che è stato un po' criticato oggi in alcuni punti, anche secondo me dal piccolo il ruolo, l'articolo 117 dice chiaramente che la tutela dell'ambiente è proprio materia specifica di competenza dello Stato. E tra l'altro questo è un passaggio chiaro, l'articolo 17 è l'unico punto che compare la parola ambiente nella Costituzione, per cui io starei un attimino molto cauto nell'attaccare l'articolo 117, anche perché qui chiudo e arrivo alla questione marchigiana. Sulla base di quell'articolo 117 e sulla violazione di quell'articolo 117 è stato fatto il famoso ricorso, alla Corte Costituzionale sulla legge 3 del 2012, quella lì famosa che ha tolto da via la soggettabilità via a tutti gli impianti. Ecco, quella legge, andando contro la normativa comunitaria, in pratica infrange l'articolo 117, questo è scritto nelle motivazioni. Quindi, e quello che sta facendo la Regione, io sono andato il 26 febbraio all'udienza del Corte Costituzionale,
è, come dire, allucinante politicamente parlando, allucinante. Cioè loro hanno fatto il 16 ottobre, faccio brevissimo, è una cosa importante da dire, se no spiego un po'. Loro hanno fatto il 16 ottobre una nuova legge che va a modificare quelle parti di legge che erano state impugnate in consulta dal governo. Questa operazione qua ha consentito poi in sede difensiva all'avvocato regionale di dire: dichiaro le motivazioni delle impugnazioni, perché mi dichiaro nell'oggetto dell'impugnazione. Se passa questa linea difensiva della regione Marche, che si è data molto intelligentemente dal suo punto di vista, vuol dire che noi centrali ci teniamo. Questo è il punto. Se passa quella linea lì, non è detto che passi, però è preoccupante che sia stata data alla regione questa opportunità. Mi dispiace che sia stata data tra l'altro anche su proposta dei comitati di rete, perché questa cosa ci viene in questo momento con, tra l'altro, la regione lo fa in maniera doppiamente assurda dal punto di vista politico, perché non è solo che modifica la legge, quindi da quel momento in poi la legge, allora facciamo la società, si dà anche uno strumento ulteriore, che è quello di dire: l'attuazione di questa legge va fatta su determinate giunta regionale. Siccome la determinazione giunta regionale ancora non è stata fatta, di fatto sia per i vecchi impianti sia per quelli successivi alla legge di ottobre 2012, la via non si fa, la società per la via non si fa, e noi ci teniamo gli impianti con il rischio che decada l'oggetto del ricorso. Ecco perché io penso, abbiamo detto 5 per tutti, sì, grazie dell'opportunità, grazie. Mi dispiace dover contraddire, ma lei ha un po' di confusione giuridica in testa, amico mio. Ha un po' di confusione perché quando dice che l'ambiente è citato nella Costituzione, nell'articolo 117 della Costituzione, fa un po' di confusione, perché innanzitutto l'articolo 117 è stato riscritto nel 2001. Non nel 1947, e l'articolo 117 fa parte della gestione e non dei principi, non è scritto nei primi articoli della Costituzione, tant'è che noi avevamo lavorato per anni per inserire il termine ambiente nell'articolo 9 della Costituzione, ma non se ne è fatto nulla. Per decenni abbiamo lavorato. Nel 2001, quando è stata fatta la riforma di questa legge numero 3 costituzionale, che ha riscritto la parte organizzativa delle attribuzioni, delle competenze operative tra Stato e Regioni per uniformare la, come dire, normativa costituzionale alla riforma delle regioni che sono nate nel 1970, evidentemente si è fatta questa distinzione e si è detto: la competenza appartiene allo Stato per quanto riguarda i principi essenziali che riguardano l'ecosistema o gli ecosistemi. Cosa siano gli ecosistemi poi è tutto da definire, cioè, mentre la gestione rientra nelle regioni, la gestione dell'ambiente, l'uso e l'apparato, per così dire, di intervento in materia ambientale appartiene alle regioni. E qui è nato un conflitto enorme tra lo Stato e le regioni. Quindi poi l'altro problema è quello che lei forse con più appropriatezza di linguaggio definisce inversione dell'onere della prova, e cioè il cittadino ha il diritto di eccepire la incompatibilità di una iniziativa produttiva rispetto all'ambiente. Ma questo c'è già, perché nel momento in cui un soggetto qualsiasi, in base all'articolo 41 come libertà di impresa economica, propone alla pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni un progetto di costruzione di un impianto qualsiasi, cioè, deve dimostrare ex ante che non va a impingere, a contrastare. Il problema è che ci sono tutte queste forme di autorizzazione, come si diceva prima, che non risolvono. È tutto qui, il cittadino deve stare attento per dire: non c'è un
la salute, c'è un diritto sacrosanto però anche l'impresa, e mettiamo insieme queste cose. Buongiorno professore, sono Giuliano Mancini, io seguo una vertenza da alcuni anni e faccio parte del comitato di peso che contrasta un elettrodotto ad altissima tensione. Non entro nel merito adesso dell'opera perché non è questo elettromagnetismo. Non entro nel merito neanche dell'elettromagnetismo, vorrei avere degli elementi per inquadrare se la pubblica amministrazione è tenuta a prendere in considerazione il principio di precauzione quando questo è già codificato. Perché nel caso in oggetto noi abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che identifica un limite di tollerabilità, come lo vogliamo chiamare, ad un certo valore di 0,4 microtesla per l'esposizione alle onde elettromagnetiche dei minori, quindi parliamo di una fascia debole, e mentre il proponente identifica nella fase progettuale una fascia di valore di 3 microtesla che è ovviamente nettamente superiore. All'atto pratico poi in fase progettuale, in fase di sviluppo del procedimento ci sono delle differenze enormi in termini di distanza tra la linea elettrica dalle abitazioni. Con il principio di precauzione siamo a 145 metri dall'asse, con l'obiettivo di qualità che invece identifica il proponente siamo a 50 metri, abbiamo tre volte tanto. Quindi, al di là del tecnicismo, la domanda è: l'amministrazione pubblica, in presenza di un valore già identificato come principio di precauzione e notificato dall'ente preposto, in questo caso dall'ARPA, è tenuta prendere in considerazione questo valore oppure no? E anche la domanda della 10 miliardi, allora, la pubblica amministrazione deve, essendo un apparato esecutivo, deve dare applicazione alle leggi. Il giudice le interpreta, le applica, però di solito per gli amici li interpreta, per gli amici le applica, però in realtà questo è un momento molto, nel senso che lo diceva la madre. E allora la pubblica amministrazione è disciplinata dall'articolo 97 della Costituzione, in particolare. L'articolo 97 della Costituzione impone due principi fondamentali: il principio di buon andamento e il principio di imparzialità. Il principio di imparzialità significa che coloro che fanno parte della pubblica amministrazione devono essere imparziali, terzi, neutri, non devono prendere interesse a ciò che fanno. E se no sono corrotti, eccetera, eccetera, e quindi è il principio di trasparenza, di equità, cioè il principio di buon andamento, è il principio basato sulle tre famose economicità, efficienza efficacia è la customer satisfaction, cioè la realizzazione dello scopo, l'efficienza è il modello organizzativo che tende a sprecare di meno, l'efficacia e costo-beneficio, quindi l'economicità costo-benefici paralizzati a quello che è l'aziendalismo privato, quindi non sprecare nulla. E allora se questo è il principio che regola la pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione è vincolata all'applicazione delle leggi. Il principio di precauzione è legge o è solo un principio? C'è questa benedetta raccomandazione del 2000 che vi ho dato all'inizio, vi ho citato all'inizio, che stabilisce che cosa si intende per principio di precauzione. Ma quando si applica in concreto questo principio di precauzione? Quando, come dicevano le signore poco fa, si ha un rapporto epidemiologico concreto. Elettrosmog. L'elettrosmog finora è rimasto un po', come dire, nel limbo delle precauzioni, e cioè si è detto il telefonino fa male, attenzione, mettete il phone, fa male, cioè ci sono mille cose, eccetera, che poi potremmo discutere all'infinito, provocano attendibilmente, probabilmente, e cambia tutto da attendibilmente, possibilmente, probabilmente, perché la probabilità è un incidente.
possibilità, vaga idea che si possa verificare un rischio, che si possa verificare un danno. Di conseguenza, se noi oggi non ancora possiamo disporre di uno studio epidemiologico, non solo da parte dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che attende da 48 in poi, quindi da tanti anni, a queste cose. Io sono stato da sempre in Ginevra a vedere come lavorano sulla base di indicazioni che arrivano da singoli stati, eccetera. Però ha dato delle forti, così dire, indicazioni. Quando nel 1987 nel congresso di Armata in Asia si definì la salute non più come epidemia o pandemia, ma come stato complessivo di benessere psicofisico, quindi non riguarda solo l'immunità delle malattie, e lì è stato usato di qualità enorme che ha fatto avanzare anche le riforme sanitarie in tutti i paesi. Ma sul piano, per così dire, della incidenza come nesso di causalità, rapporto di causalità tra esposizione a certi tipi di emissioni e all'insorgenza di, per esempio, effetti cancerogeni, leucemici, in questo caso leucemie, è ancora, diciamo, allo stato, per così dire, di studio teoretico. Tant'è vero che anche recentemente lo studio, per esempio, del danno che può provocare cancro all'orecchio, all'udito, attraverso l'esposizione continua, come fanno molti al telefonino, è ancora molto contestato. Si dice sì, si dice no, eccetera. Per cui la pubblica amministrazione che risponde alla sua domanda, nel momento in cui deve dare l'autorizzazione a un progetto, deve tener conto del principio di precauzione. Ma attenzione, con un po' di precauzione. Un bisticcio di parole, cioè in altre parole, competenza, che è una delle virtù cardinali, nel senso che siamo lì. Prego. Se consentisse, ad integrazione sì. di questa specifica domanda e di quello che lei ha risposto, vorrei leggere un breve estratto dalla risoluzione 18.15 del 2011 del Parlamento Europeo. Sì. Allora, proprio di questo argomento che ci tiene molto, sì, perché noi siamo proprio in prima persona, io Giuliano, sul discorso dell'elettrodotto. E nel 2011 la risoluzione 18.15 del Parlamento Europeo sulla esposizione ai campi elettromagnetici. È un breve estratto, poche righe, ma le ritengo fondamentali. Sulla base di queste osservazioni l'Assemblea richiama alcuni atti normativi precedentemente emanati, convenzioni, dichiarazioni, raccomandazioni come la dichiarazione delle Nazioni Unite fatte a Stoccolma nel 72 sull'ambiente umano, sì. sulla base dei quali sollecita con forza un maggiore impegno da parte degli Stati membri affinché regolamentino attentamente questa materia, legiferando in modo da limitare la diffusione degli apparecchi che emettono tali onde senza aspettare gli esiti definitivi delle ricerche scientifiche ancora in corso, come è stato nel caso dell'amianto, della benzina, piombo e del tabacco. In sostanza l'Assemblea parlamentare, ben sapendo che la certezza scientifica sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone non si potrà avere che fra diversi anni, invita gli Stati a giocare d'anticipo, circoscrivendo già adesso l'influenza che questi possono avere sulla salute delle persone, prima che la scienza abbia fornito un quadro esaustivo, ma tardivo, dei loro effetti sulla salute umana. Il principio di precauzione è giocare d'anticipo. E noi, con la nostra mobilitazione contro l'elettrodotto, stiamo chiedendo questo agli amministratori, giocate d'anticipo. Ecco, qualcuno parlava dell'intervento del giudice penale in questa materia o in altre materie, ma sapete che l'articolo 674, io sono stato pretore per 12 anni e ho peccato e ho fatto questi processi. L'articolo 674 è una delle piccole contravvenzioncelle previste dal codice penale che non fa paura a nessuno e che è di difficile definizione, perché stabilisce che viene punito con l'ammenda fino a 200 euro, che quindi ti immagini, con l'ammenda fino a 200 euro, chiunque provoca rumori, sbottimenti, emissioni, eccetera, di polvere, di gas, eccetera, in generale. L'elettrosmog è stato inquadrato in questa norma, perché Einstein
diceva che l'elettrosmog a suo tempo è come l'energia, è come una sedia, è come qualcosa di materiale, cioè che si, non è immateriale, che può agire negativamente, cioè. Ma che significa anticipare? Significa prevenire. Prevenire è un concetto molto difficile. Prevenire che cosa? Alimentandoti bene, previeni sorgenze di malattie. Andando a farti le cure preventive mediche, previeni attraverso analisi, eccetera. Ma rispondi a che cosa? A un concetto scientifico. L'analisi ti dice se il colesterolo nel sangue e così via. Tu qui come previeni? Ecco dove queste indicazioni sono uno studio filosofico, paraclinico, politico, se volete, ma se andiamo nel concreto, è un rituale pretoso, cioè il procuratore dice applichi questa notte, applica insomma un po', come dire, con i riferimenti sempre scientifici, perché fai fare una pillola. La prima cosa cosa fa il procuratore? Fa fare una pillola, facevo fare una consulenza. Il consulente talvolta veniva contestato a un altro consulente che ti riferiva alle ultime, come dire, ritrovate della scienza in America, la rivista Nature, la rivista eccetera, insomma, sono però crescita culturale, di quello che perciò si dibatte. La pubblica amministrazione deve tenere presente queste cose, non deve agire a testa bassa come fa la burocrazia. Agisce a testa bassa in termini puramente formali, forma per carità, la regola che ci dà tutta tranquillità, però deve essere anche ispirata da un contenuto di passione, di immedesimazione in quello che facciamo. Prego. Se permette, professore, le voglio fare una piccola suggestione io, che è un provocatore, ma in generale chiedo agli amici di Curitati che volessero fare domande tecniche, le proseguiremo a pranzo, perché il professore si ferma con noi, quindi non ti faccio parlare con freddo, perché parli dopo, no? Così va anche per noi, abbiamo un modo di rispondere. E ci sono due questioni che vanno una piccola risposta banale. I problemi di noi abbiamo voluto stamattina fare un approfondimento che di solito non facciamo mai, perché facciamo un approfondimento tecnico, quello scientifico, quello giuridico, un po' meno. E direi che l'inizio per noi è molto buono, lo approfondiremo ulteriormente, anche se siamo precisamente sulla piazza per l'approfondimento, come ha detto il professore, la diversità è ricchezza, e quindi ciascuno si assume le responsabilità di quello che dice, si confronta su ogni questione, perché non posso certamente impedire a nessuno di avere idee diverse dalle mie. Anche su temi su cui combatto, anzi, mi faccio un vanto di confrontarci anche con persone che pensano diversamente su singoli punti. D'altronde, se vogliamo ritrovare un patto sociale, il diritto di cittadinanza si rincorre attraverso il contributo di gente che è diversissima tra di loro. E l'unità lega fatto di coloro che sono d'accordo, Umberto Beccaria diceva da 50 anni fa, è facile. La pace si fa con i nemici, non si fa con gli amici. È già fatta, no? E quindi se vogliamo ricostruire le basi bisogna diverse cose. Perché vedete, noi poniamo sempre tre cose come comitati di lavoro. Primo, serve un piano. Noi non diciamo, noi diciamo serve, dimostrateci. Secondo, ammesso e non concesso che serve, le tecnologie sono quelle che vuole tutte queste cose e vuole l'Europa. Terza cosa. Ammesso e non concesso, che le prime due risposte sono positive, i diritti dei cittadini, quelli non si negano, sono in discussione. È chiaro che lo scontro con la burocrazia è totale, è chiaro, ma perché non è noi che siamo invitati, sono loro che si sono assuefatte di una condizione in cui il tranquillo vivere è l'unico sentito. Ma qui viene un altro punto. Questo percorso è possibile solo se c'è, e lei ha detto, e questa è la provocazione, se c'è la responsabilità del cittadino. Se noi aspettiamo il demiurgo che ci risolve la questione, o il pensatore tuttologo che fa tutto, non arriviamo a
cattivi si approfondiranno, ma di brutto si approfondiranno, perché non staremo rincantucciati nel discorso o ragione, vai agli altri, non funziona così. O c'è un recupero di questo diritto di cittadinanza che parte attraverso il fatto che ciascuno di noi ritrova l'habeas corpus, o se non c'è il recupero del diritto di cittadinanza non ci saranno miracoli, né a destra, né a sinistra, né al centro, né nei movimenti. In questo una ulteriore battuta, e quindi puntando su questo, e non mi sfossilizzo neanche sulle stupidaggini di qualche persona un po' confusa, ma la questione che c'è, che si pone questa, vedi, caro no, l'amica, ascolto sempre il nome, abbi pazienza, pure si conosciamo, abbi pazienza, sì. C'è un assioma che sembra lineare, ma non è lineare. Cambiare radicalmente, modificare, rivoluzione giovanile e giovanile. I giovani sono la forza principale perché sono più freschi, ma non sono quelli che fanno la rivoluzione, sono morti in casa o dall'altra parte. Il problema vero è come introdurre un recupero dei giovani a cui è legato il futuro, per me lo dico, mica è la verità, perché mica se no contraddire essere detto prima, come a cui è rubato il futuro e a quelli ancora più giovani ancora peggio, e quindi c'è il presente, come integrare con quella parte della cultura della selezione delle capacità che pure in alcune situazioni non sono sepposte, ma di prodo all'opposizione alle defandenze più basse. Quindi la ricerca di una sintesi in questa questione è la ricerca che non avviene in maniera teorico-teoretica, ma avviene nella capacità di confronto che però non assume come partito preso nessuna posizione ideologicamente più o meno corretta, perché tra l'altro non sarebbe neanche solo una questione ideologica, ma solo una questione generazionale, altrimenti i diversamente giovani come il professor Melchiorra, come un Tamino, come altri, che le quote dei citare tanti, li mandiamo tutti al massimo, ma non mi pare che possiamo permetterci di mandare al massimo queste cose. No, ma sono d'accordo. Sono d'accordo, è una riflessione, non vuole neanche essere una battuta, niente, si tratta semplicemente di un richiamo. Perché? Perché su questo non è solo un richiamo alla funzione, il richiamo alla cultura e al recupero culturale è necessario, scorciatoie non ci sono, il contadino prima ara, poi semina, poi raccoglie, se qualcuno pretende solo di raccogliere, alla fine si accorgerebbe che non ci sarà il grano, Non so se l'ho provocata la prego, per l'ultimo intervento, perché come no, partigiani non siamo casa, no? Una buona opportunità per discutere di questo famoso diritto di cittadinanza. Il diritto di cittadinanza è il diritto primario da cui deriva civiltà, cives, città, civiltà, cittadino. Il diritto di cittadinanza è stato coltivato sin dai tempi del diritto romano in maniera molto espressiva, perché cives romanum significava essere immune già col diritto di asilo, per esempio da certe forme di persecuzione o quant'altro. Asilo significa luogo sacro, dove non si può entrare, quindi c'è il diritto di cittadinanza che poi venne generalizzato a tutto l'impero dall'editto di Caracalla nel 220 d.C. Il diritto di cittadinanza è stato poi elaborato nello Stato di diritto dopo l'affermazione del cosiddetto principio del patto sociale. Patto sociale, Hobbes, Thomas Hobbes, il grande politologo inglese, che nel 1651 pubblica il Leviathan, il grande Leviathan, questo mostro sacro, poi nell'archetipo della fantasia e della cultura dell'antico Israele, che terrifica e terrorizza i suoi
come dire, subalterni. Allora, lei è tale lo Stato ti dice, amico mio, siccome ogni essere umano è lupo contro l'altro, l'homo homini lupus, bellum omnia contra omine, tutti gli uomini lei non fanno altro che litigare, perché l'egoismo, l'egolatria regola i rapporti umani, ragazzi fermi, io vi garantisco la stabilità attraverso l'ordine pubblico, il diritto, la giustizia, i giudici, i poliziotti, eccetera. In compenso però, signori miei, vi tolgo il 90% della libertà. E quindi lo Stato nasce come uno Stato sostanzialmente illiberale. E oggi viviamo in uno Stato molto illiberale, perché sono più le cose vietate che quelle consentite. Lo Stato democratico dovrebbe invece dire tutto è consentito, ad eccezione di quelle pochissime cose che per il bene comune sono vietate. Ma è un bene comune non fumare? È un bene comune mettersi la cintura di sicurezza? Beh, potrei, questo Stato madre, questo Stato padre, questo Stato etico che impone la sua visione delle cose, chiudendo, limitando, mettendo le mani nelle nostre tasche, eccetera, eccetera, è una follia, è uno Stato illiberale il nostro. Quindi, partendo da Hobbes e da tanti altri studiosi di cui faccio grazia, si potrebbe continuare all'infinito a dire qual è il diritto di cittadinanza. Il cives, il cittadino, è l'elemento fondante dello Stato, perché la nostra Costituzione, lo ripeto ancora una volta, nasce dal basso e si costruisce per mattoni che poi la vostra fondamenta è il singolo, che sono le formazioni sociali di base, famiglia, scuola, sistema di impresa, università, cioè, da lì nasce poi la istituzione. Ma l'istituzione nel momento stesso in cui diventa, per così dire, potere, gestisce un'attività che è sempre di per sé odiosa. Voi me ne accorgerete, io posso essere vostro nonno. Finora avete fatto un bel lavoro, ma adesso che dovete misurare, perché mia moglie sa cosa dice? Tu sei all'opposizione e hai sempre ragione. Metti dalla parte mia, quando dico guarda a casa, questo non l'hai fatto, quest'altro non l'hai fatto. Come? Nel momento in cui lei gestisce l'eco, la casa, l'oikos, in modo tale da mettere insieme le varie esigenze dei figli, dell'economia, del fisco e tante altre cose che sono quelle dell'occupazione di tutti noi, vi accorgerete nel momento in cui siete chiamati a governare, a quindi a prendere decisioni nell'interesse del bene comune, del meglio comune finalizzato, il bene comune, vi rendete conto che è più difficile. Perché il figlio fa pesto a contestare il genitore perché è rivoluzionario per istinto, per natura, altrimenti sarebbe rimasto rettato dalla pietra se il figlio avesse contestato il genitore. Ma il genitore a loro volta hanno questo obbligo di mettere insieme la tradizione e andare a capire la trasgressione, la forza rivoluzionaria insita nella nuova realtà dei propri figli. In parole povere, il cittadino è l'essenza della democrazia. Se il cittadino è l'essenza della democrazia, deve vigilare perché la democrazia viva, nel senso che tutto ciò che è valore, la libertà, l'amore, la carità, il gioco, come dire, del mondo, l'etica, tutto ciò non è per sempre. I beni sono fragili e sono transeunti, si muovono, per così dire, nella storia, con corsi, ricorsi, cicli e quant'altro. E la vigilanza, vigilia significa non dormire, significa notte, stare svegli anche di notte, significa attendere con premura, come diceva Adriano, cioè avere questa forza di controllare, di vigilare, non farsi solo controllare, perché è giusto che l'istituzione controlli, ma restituire questo potere vero che è quello della democrazia. Perciò attenzione, potere e controllo, consenso e amministrazione.
azione sono ciclici. Se il cittadino invece non partecipa, il cittadino si infonde, ma sono cose che non mi riguardano, è chiaro che a un certo punto il potere dilaga, prende il sopravvento e la fa da padrone, quindi purtroppo la cosa va male. Perciò dico bene questo diritto di cittadinanza, che però deve essere un diritto di cittadinanza che tenga conto dei diritti e doveri che sono speculari tra di loro, della stessa medaglia. In questi anni il nostro paese ha fatto grandi progressi dal punto di vista dell'affermazione dei diritti costituzionalmente garantiti, e la Corte Costituzionale ha preso atto in questi decenni, per cui l'Italia, anche grazie alla spinta dell'Europa, è andata molto avanti. Noi in Europa, io sono esperto del CES, del Comitato del Lavoro Sociale, dibattiamo molto questi temi, e devo dire che i 27 paesi non trascurano l'Italia come oggi piangiamo addosso, hanno presente il nostro valore di patria del diritto, anche se in decadenza, in fase, però tutto sommato devo dire che l'Europa ha dato una spinta notevole all'affermazione della cosiddetta Europa sociale, lo sforzo dell'Europa è quello di costruire un'Europa sociale che garantisca i diritti di cittadinanza e i nuovi diritti di terza generazione, che sono i diritti sociali, che sono in primis diritti a un ambiente salubre. Fanno parte dei diritti di terza generazione, dopo qui i diritti politici, dopo i diritti civili, oggi si parla di diritti sociali, grazie a Dio, perché l'Europa è un'Europa che tendenzialmente è impostata come Europa sociale, Europa della cittadinanza allargata, aperta, dinamica, però critica, che rimanda al cittadino, stai attento su te stesso, perché ognuno è fabbro della propria fortuna. Se noi invece trascuriamo queste cose, evidentemente il potere dilaga e la fa da padrone. Questo è il messaggio a voi giovani, perché costruiate un nuovo modello di stare insieme. Auguri.